Salve, benvenute e benvenuti nel canale dei Sorrisi Azzurri. Buon lunedì, buon inizio settimana, che sia una settimana splendida all'insegna della laboriosità, delle soddisfazioni che riusciamo ad avere dal nostro lavoro, dai nostri impegni e dal cammino che ognuno di noi sta facendo verso, ciò che vuole realizzare in vari ambiti. E proprio perché, bisogna essere molto organizzati, per riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi che ognuno di noi si prefissa, ebbene ridare un'occhiata ai consigli di Marie Kondo, che è uscita anche l'anno scorso con il terzo libro sul riordino. Questo libro, La magia del riordino, con sottotitolo Una storia d'amore illustrata, non è altro che un fumetto manga che percorrendo la storia di una ragazza che chiede aiuto a Mary, riesce non solo ad avere una casa ben ordinata, pulita, organizzata, ma riesce attraverso questo cambiamento del suo stile di vita a trovare anche l'amore così cercato. È quindi un messaggio importante quello che ci dà Marie Kondo, ovvero che il caos esteriore poi alla fine produce caos interiore, non ci fa avere la mente lucida, le idee chiare, non ci fa stare sereni, e quindi tutto il disordine, tutto l'accumulo va a occupare lo spazio che impedisce poi alla felicità di trovare un posticino nella nostra vita. Levando tutto il superfluo, riordinando tutti i nostri oggetti, alla fine che cosa avremo? Avremo degli spazi liberi che ci daranno una grande lucidità mentale, una grande serenità di spirito che ci consentirà di essere con più facilità sereni, felici, e porteremo nella nostra vita presenze positive e quindi anche l'amore. Molti già conoscono il metodo Marie Kondo, anch'io conosco il metodo Marie Kondo, ho letto il primo libro, Il magico potere del riordino, ho letto il secondo libro, 96 lezioni di felicità, e quindi questo terzo libro, che riprende in fondo lo stesso discorso, l'ho comprato perché ho voluto rileggere con la chiave diversa proposta dall'autrice questo metodo che a me è servito tantissimo per organizzare meglio soprattutto gli indumenti, ma in generale mi ha dato modo di rivedere quello che era il mio stile di vita, e quindi anche accompagnata da letture sempre sul riordino e sull'organizzazione, e non solo quella domestica, ho arricchito e perfezionato la mia abitudine, le mie abitudini a tenere con una certa razionalità le mie cose, i miei pensieri anche, e quindi a gestire meglio la mia vita. Pertanto questo terzo libro, un po' ridondante, è un modo per fare un ripasso e quindi anche un perfezionamento sul metodo, sempre pensando poi alla personalizzazione. Attraverso questo libro voglio fare insieme a voi un percorso di 10 step che aiutano a riorganizzarsi, partendo dal primo, che è quello di riflettere sul perché si vuole riordinare, sulla necessità e sull'importanza di riordinare. Alcune volte bisogna toccare il fondo per decidere di cambiare alcune cose nel nostro stile di vita. Io sono stata sempre abbastanza ordinata perché ho avuto una madre molto attenta all'ordine, all'organizzazione. Era una persona che era attentissima alla pulizia e all'ordine e all'organizzazione della casa, e studiava sempre nuovi metodi
Tenere meglio in ordine le cose. Studiava anche nuovi metodi per velocizzare le pulizie, era sempre alla ricerca del prodotto migliore e meno inquinante per pulire. Quindi diciamo che ha precorso un po' queste mode che poi sono uscite da un po' di anni a questa parte. Quindi vi dicevo, nel primo step è bene ripassare le motivazioni per cui è bene mettere in ordine. Io appunto, pur avendo avuto delle grandi lezioni materne sull'ordine e la pulizia, leggere poi libri come quelli di Marie Kondo o della Spolverini o di altri libri sull'organizzazione domestica, ma anche di crescita personale, ho avuto modo di perfezionare e quindi di rendere la mia vita più tranquilla, più organizzata, anche perché se si creano degli automatismi per quanto riguarda lo svolgimento pratico di alcune cose della nostra vita, poi riusciamo a vivere meglio le cose nell'essenzialità. Quindi importantissimo questo punto. Cerchiamo sempre di capire come organizzarci meglio per eliminare totalmente il superfluo dalla nostra vita. Il superfluo è sempre qualcosa che ci zavorra e che ci limita. Ogni oggetto in fondo è come se quando ci appartiene, quando è sotto la nostra responsabilità, comunque è come se ci chiedesse dell'attenzione. Quindi se abbiamo troppe cose che non sono necessarie, abbiamo l'attenzione rivolta verso troppe cose che quindi ci stancano, ci debilitano e ci impediscono di focalizzare le nostre energie verso ciò che veramente conta. Quindi dopo aver col primo step deciso il perché vogliamo riorganizzarci e quindi rivedere il nostro stile di vita organizzativo domestico, e col secondo step dobbiamo riflettere su qual è lo stile di vita che vogliamo, qual è la nostra vita ideale, quale vita vorremmo vivere. Quindi è il momento in cui di prendere anche carta e penna, riflettere sulla nostra vita, su quello che ci piace, su quello che non ci piace, e quindi cercare anche qual è la casa ideale che vorremmo, eccetera, eccetera. Per esempio, per quanto riguarda me, vorrei una casa biocompatibile, il più possibile in armonia con la natura. Quindi vorrei, senza cambiare casa ovviamente, cercare di avere la natura in casa il più possibile, cercare anche di creare un ambiente il meno tossico possibile, quindi il più possibile vicino a uno stile di vita che mi possa dare maggiore felicità, maggiore tranquillità. Quindi questo è uno dei miei obiettivi, quello di riuscire a vivere una casa il più possibile ecologica e partire dal riordino per avere anche questo microclima biologico in casa è veramente importantissimo. Penso che anche avere più spazio in casa, non occupato da cose inutili, ci dà modo anche di spolverare prima, di non avere polvere nascosta da qualche parte perché avanti ci sono mobili che non ci servono, oggetti che non ci servono. Terzo step, dobbiamo iniziare a buttare. Questa cosa del buttare magari può risultare difficile perché magari abbiamo speso dei soldi per acquistare delle cose e poi ce ne dobbiamo liberare, però se sono acquisti sbagliati oppure se sono cose che ormai non utilizziamo più, è bene che non facciano più parte della nostra vita. Quindi bisogna prendere coraggio e buttare. Oggi siamo in una società consumista e quindi abbiamo troppo di tutto e magari queste cose le abbiamo pagate
poco e valgono poi alla fine poco. Meglio comprare di meno, comprare cose di qualità, perché tanto avere troppe cose non ci serve assolutamente a nulla. Non abbiamo il tempo di utilizzare tutte le cose che potremmo prendere ed avere anche a due soldi. Meglio avere poche cose, magari desiderate anche a lungo, che abbiamo anche accumulato delle cifre per poterci permettere di acquistarle, quindi cose che diventano preziose per noi, cose che sono preziose, cose che ci rendono la vita più bella. Quindi circondiamoci il più possibile di oggetti belli, ben scelti, di cui ci possiamo prendere cura. E se sono pochi gli oggetti che abbiamo, sicuramente ce ne possiamo prendere cura. Se sono troppi, dimentichiamo anche di averceli, occupano spazio inutilmente e ci ingombrano l'anima, il respiro e la casa. Col quarto step si iniziano in modo pratico le operazioni di riordino. Marie Kondo consiglia di riordinare per categorie, quindi si inizia, lei consiglia di iniziare dal vestiario, quindi si prende il vestiario che magari non si ha solo in una stanza da letto, ma magari messa da qualche parte, da qualche altra parte, e lo si mette tutto sul pavimento di questa stanza, magari prima pulendo per bene il pavimento, poi magari mettendo un grande lenzuolo matrimoniale a terra e poi là sopra si mette tutto il vestiario e si procede alla selezione, cercando assolutamente di tenere solo il vestiario che ci sta bene, quindi quello che ci piace, che ci rende felici, che utilizziamo con certezza, buttando via tutto il resto. Ovviamente quello che si butta non che va a finire nella spazzatura, comunque ci sono enti che raccolgono i panni usati, quindi a meno che sono proprio stracci, e quindi teniamo solo quello che effettivamente è in uso. Alcune volte non è facile questa operazione perché vogliamo tenere il vestitino, il jeans di due taglie più piccolo perché speriamo di dimagrire e quindi di rientrare, oppure teniamo un vestito per motivi sentimentali, eccetera. Quindi è difficile fare questo lavoro, però ripensando al fatto che troppi oggetti non possiamo utilizzarli, perché non ce ne possiamo prendere cura, perché non abbiamo il tempo proprio di dar retta a queste cose, è bene che ce ne sbarazziamo, così saremo più leggeri e più felici. Il quinto step arriva nel momento in cui abbiamo fatto la selezione, quindi abbiamo davanti a noi soltanto gli abiti che utilizziamo, che ci piacciono e che ci rendono felici. A questo punto dobbiamo riporli nell'armadio, nel comò, e dobbiamo cercare di ripiegare il più possibile tutto, quindi non soltanto le magliette, le camicie, l'intimo, ma anche i vestiti, anche pantaloni o altro, con la famosissima tecnica di piegarli e metterli in verticale. Questi pacchettini in verticale ormai molti di noi utilizzano questa tecnica. Io la utilizzo e mi trovo benissimo. È cambiato molto il mio modo di gestire i vestiti proprio grazie a questa mitica, favolosa tecnica, questo modo di mettere gli abiti, i vestiti, le magliette, i maglioni, eccetera. Ecco, questo se l'avessi fatto già in passato con mia madre, mi sa che lei sarebbe stata felicissima di scoprire questo modo di tenere in ordine le cose. Lei aveva una tecnica diversa, praticamente in ogni cassetto che metteva le cose, poi metteva sul dorso, diciamo,
del tiretto un piccolo bigliettino, una piccola strisciolina stampata con la Dimo, non mi ricordo come si chiama bene, quell'affarino che stampa su un nastrino sottile le lettere. Ecco, mi ricordo che metteva questo sul bordo del cassetto e quindi ad occhio si sapeva quello che c'era anche se era nascosto. Se avesse saputo questa cosa, sono certa che con entusiasmo l'avrebbe applicata subito. Ma veniamo al sesto Step. step, si inizia a ordinare la seconda categoria di oggetti della casa, ovvero i libri. I libri sempre vanno presi, ammucchiati, messi tutti in un posto e selezionati, e qui molti si scandalizzano quando Marie Kondo consiglia di liberarsi dei libri che non si leggono. Effettivamente anche io ho avuto delle remore, però poi bisogna vedere facendo una selezione tra libro e libro. Ci sono dei libri che magari non leggiamo, ma sono dei libri preziosi, non perché magari siano edizioni particolari, ma perché sono dei classici. Allora quelli non si gettano perché comunque anche quando noi non ci saremo, qualcuno potrà prendendo le cose della nostra casa, prendere un oggetto, un libro, che è un capolavoro. Quindi, questa selezione di buttare i libri, lo si può fare con quei libri che non sono di pregio, ecco, anche se anche lì è un discorso difficile perché magari un libro oggi non considerato dalla critica, magari un grande romanzo, un grande libro, magari col tempo può essere considerato un capolavoro. Quindi, se abbiamo spazio, il mio consiglio è quello comunque di tenere i libri il più possibile, a meno che, insomma, proprio libri che non ci piacciono assolutamente. Poi, se abbiamo poco spazio, ahimè, dobbiamo sacrificare qualche libro, magari regalandolo a persone che ci sono care e che sappiamo che apprezzeranno quei libri, che li leggeranno e non staranno lì a far tappezzeria. Col settimo step è il momento di mettere in ordine carte, documenti vari di vario tipo e quegli oggetti che Marie Kondo mette sotto la categoria di kimono, ovvero casalinghi, piccoli elettrodomestici, oggettini vari, CD, spille, bottoni e cose varie, quelle cosine che si trovano magari in un contenitore, in fondo a un cassetto, eccetera. Qui diventa un discorso in cui dobbiamo essere decisi in questi oggettini vari che magari dice, ci può essere la cosa che ci serve e quindi cercare comunque di essere pratici e poi invece con le carte e i documenti fare una bella selezione in modo che poi alla fine le carte e i documenti veramente utili da tenere, se sono pochi, se sono ben organizzati e catalogati, possiamo fruirne senza stressarci nel momento in cui ci servono. Quindi questo è il lavoro da fare con urgenza, se non l'abbiamo fatto ancora, fatelo perché veramente, soprattutto di fronte a tutti i discorsi burocratici della nostra vita, se abbiamo le carte a posto, tutto si può svolgere senza stress. Io mi ricordo per esempio qualche anno fa mi arrivò una multa con tanta mora sopra, dovevo pagare 500 euro in più perché risultava che una piccola multa di divieto di sosta di 38 euro risultava non pagata. Pare che mi avessero negli anni mandato gli avvisi
per pagare le sollecitazioni, cosa che sono certa non sia stato così perché non mi è arrivato niente, questo da un comune qua vicino, e quindi se io non avessi conservato per bene le carte, non avrei trovato quella multa e quindi non avrei potuto dimostrare, di averla pagata, e avrei dovuto, sborsare fuori quella cifrona. Quindi per questo, le carte vanno tenute, quelle utili, quelle che si devono conservare veramente con cura, ben classificate, magari anche facendo un archivio, un indice elettronico nel computer per poterle rivedere meglio, riprendere meglio nel caso, e quindi mettere in ordine. In questa categoria potrebbe rientrare anche il fatto di mettere in ordine, tutti i nostri documenti elettronici. Io, per non arrivare a fare questo riordino, eccessivo per periodi lunghi, preferisco ogni 10-15 giorni, per esempio, fare una bella pulizia nel mio computer, nelle email, nei vari documenti che andiamo a salvare, nelle foto che facciamo, e quindi subito, non far passare molto tempo, così diventa anche rilassante, perdere quei 10-15 minuti ogni tanto, appunto ogni 15-20 giorni, per mettere a posto le nostre varie documentazioni, i nostri file elettronici. Con l'ottavo step, si dedica ai ricordi, quindi sotto la categoria ricordi vanno vari oggetti, possono andare le lettere, possono andare le fotografie, possono andare oggetti di vario tipo. Bene, dobbiamo trattarci bene da questo punto di vista, quindi tenere solo oggetti e cose veramente significative che però ci stimolino serenità, felicità, quindi buttare tutto quello che invece ci ricorda qualcosa di triste, di pesante. Trattiamo bene i nostri ricordi per trattare bene noi attraverso i ricordi. Ricordiamoci che si vive nel presente, e quindi il passato, quello che è del passato, che poi costruisce il nostro essere, quello che siamo oggi, deve essere selezionato. Cerchiamo quindi di dar forza ai bei ricordi e buttare via il più possibile lontano da voi, da noi, le brutture, le cose, negative, anche con quell'oggetto che ci può ricordare qualche Col negatività. nono Con step andiamo a organizzare gli spazi per le nostre cose, per far sì che ogni posto abbia una precisa cosa e ogni cosa stia al suo posto, in modo chiaro, netto, memorizzabile, legato anche all'uso. Quindi il luogo in cui si tengono determinate cose deve essere il luogo in cui si utilizzano, deve essere facile prendere quelle cose, quindi non dobbiamo neanche ammassarle in posti troppo in alto, troppo in basso, scomodi, che poi alla fine finisce che non le si utilizzano perché è scomodo prenderle, quindi inutile tenerle. Cerchiamo di organizzare quindi le cose in modo che sia facile prenderle, utilizzarle, e che sia sempre un piacere fare uso degli oggetti che precedentemente abbiamo selezionato per la nostra vita, per la nostra casa. Il decimo step è quello della soddisfazione, è il momento di godere dell'ordine che abbiamo fatto, della riorganizzazione della nostra casa e dei nostri spazi. E Marie Kondo ci dice che la vita vera inizia adesso. Può iniziare una vita che sarà diversa dopo il riordino, sia nel lavoro, sia nei rapporti umani, e sia soprattutto nell'amore, perché poi alla fine in questo libro non c'è che un racconto, prima di tutto, di amore per se stessi, perché la protagonista riorganizza la sua casa e la sua vita, e poi un amore che nasce tra due persone, tra due giovani persone che sanno di potersi amare al meglio, perché
che le loro potenzialità sono al massimo perché hanno una vita ordinata e riorganizzata e sempre poi meglio organizzata, perché una volta che si riesce ad entrare in questo sistema, poi è facile ottimizzare il tutto sempre meglio. E voi conoscete Marie Kondo? L'avete solo letto i libri e non avete applicato tutto? Penso che la maggior parte delle persone che hanno letto Marie Kondo, se non hanno fatto tutto quello che dice Marie Kondo, almeno una cosa l'hanno fatta: ripiegare in verticale i panni. Di questo ne sono quasi certa. Ecco, io sono entrata in profondità anche negli altri con gli altri suoi consigli, e sicuramente anche se non partivo dal caos totale nella mia vita, sicuramente ho ottimizzato un po' tutto il mio stile di vita anche grazie a questi libri sulla riorganizzazione domestica, quindi non soltanto seguendo consigli di altri libri sulla crescita personale, che sono le letture che faccio più frequentemente perché credo che siano alla base poi di tutto ciò che vogliamo avere nella vita. Si nasce, ma si nasce senza avere istruzioni sull'esistenza, su come bisogna vivere. La società ci dà dei parametri che poi dobbiamo saper gestire e quindi anche riuscire con la nostra esistenza a modificare in meglio. Quindi la lotta è sempre contro il caos dei cattivi pensieri che producono brutte azioni a livello sociale, quindi è bene fare poi durante le nostre giornate dei momenti di riflessione per correggere il nostro atteggiamento. Già correggendo il nostro atteggiamento possiamo fare tanto, influenzando in qualche modo anche gli altri. È bene comportarsi nel modo più armonico possibile, perché anche con il nostro stile di vita in qualche modo incoraggiamo gli altri quando ci vedono a fare lo stesso. Quindi è bene essere esempio positivo con la nostra vita per quello che è possibile nei nostri piccoli atti quotidiani, che poi sono condivisi con gli amici, con le altre persone, anche durante il lavoro, eccetera. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi possa essere stato in qualche modo utile. Se volete, apriamo delle discussioni giù nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, vi prego di mettere un bel like, di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo mercoledì con un altro video. Ciao!